Ma quanto sono belle le armi trash nei videogiochi? Poi i survival horror nascondono delle vere e proprie sorprese. Pasquale è stato il più rapido di tutti a riconoscere Resident Evil Revelations 2 e anche a scriverlo correttamente, mentre la risposta più bella è di Michele, non io, lui. Bubble Hazard è un bellissimo gioco di parole col titolo giapponese originale. Bravo! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi pronto a essere venduto al miglior offerente. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di emulazioni, spese pazze e ritorni inaspettati. Prima di farvi travolgere ancora una volta da uno tsunami di informazioni ed emozioni, l'invito è sempre quello di mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Non sarebbe un canale poraccio se non parlassimo di giochi gratis, o quasi. Abbiamo infatti la lista dei giochi che entreranno a far parte del Game Pass a settembre. Non ci sono dei nomi che faranno scalpore, ma intanto vi consiglio di tenere d'occhio Metal Hellsinger, un FPS old school che è praticamente il sogno bagnato di ogni metallaro che si rispetti. Attenzione perché questo mese se ne vanno via titoli meritevoli, e fossi in voi proverei Bug Fables e anche The Artful Escape prima che escano dal servizio. E poi vi giuro, sono serio, ascoltatemi, ma da oggi sarà disponibile anche Disney Dreamlight Valley Founders Edition, un titolo che non l'avrei mai detto, sin dai primi reveal durante i Nintendo Direct, ma a quanto pare non è niente male. Non un capolavoro, ma il live sim di Gameloft a quanto pare ha parecchio da offrire agli amanti del genere e delle IP Disney, quindi se rientrate all'interno di queste categorie lo trovate dentro al Game Pass. E a proposito di Pass, l'altro giorno abbiamo parlato di come l'intenzione di Phil Spencer e soci sia quella di far diventare i brand Activision dei capisaldi dell'offerta del servizio in abbonamento di Microsoft, ma oggi abbiamo anche la conferma che i titoli del calibro di Call of Duty continueranno a essere multipiattaforma e gli utenti PlayStation non saranno costretti a migrare per continuare a giocare alle loro serie preferite. Phil Spencer, intervistato da The Verge, ha ribadito che Call of Duty continuerà a uscire anche su PlayStation per molti anni a venire, anche se non si sa quanto, con versioni in tutto e per tutto identiche a quelle dell'ecosistema Xbox, sia per quanto riguarda le funzionalità che i contenuti. Passiamo ora però all'angolino PlayStation, perché ci sono parecchie novità da discutere. Innanzitutto, continua il coverage da parte di Game Informer su God of War Ragnarok e da poche ore è uscito un nuovo video dedicato alla produzione, incentrato questa volta esclusivamente sul level design di un'area specifica, e le immagini, come al solito, restituiscono un panorama mozzafiato. Ma è tempo anche di un importante addio, perché dopo 36 anni di onorato servizio, Masayasu Ito lascia Sony per godersi la pensione. Ito è stato una delle figure chiave dell'azienda e i suoi contributi maggiori verranno ricordati nel campo dell'hardware design. Sono suoi infatti gli iconici design di PlayStation 3, 4 e anche PSP. Insomma, un vero gigante dell'industria che ci saluta in un periodo in cui l'aspetto della nuova console Sony non è che faccia gridare proprio al miracolo. E sì, si tratta di una coincidenza, ma il tempismo è geniale, perché Sony ha deciso di celebrare così l'eredità di Ito, proponendo una nuova colorazione della linea PS5 che, sarò sincero, penso sia a dir poco orrenda, e mi ha ricordato il periodo delle cover adesive che si attaccavano sulla PlayStation 1. Di base non sono un amante del mimetico, ma questo grigio poi non si sposa per niente, almeno prime gusti, né con l'imponente scocca di PlayStation 5 né con tutta la sua linea di accessori. Per quanto stravaganti, preferisco molto di più le tinte unite dai colori accesi proposte fino adesso. Una roba del genere per me è un grandissimo no. E per voi? State attenti perché domani alle 15 sarà pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto sui canali ufficiali di Nintendo e Pokémon.
Staremo a vedere cosa ci proporrà di nuovo Game Freak e su quale aspetto della produzione si concentrerà questo nuovo filmato, e anche in questo caso ormai manca veramente poco, e non credo che questo trailer ci riserverà grandissime sorprese. Chi è in hype continuerà a essere in hype, e chi invece rimane parecchio perplesso di fronte alla qualità delle ultime produzioni Game Freak, beh, difficilmente cambierà idea. Voi siete in hype per quanto si è visto fino ad ora di Scarpetta e Violento? Poracci, mentre ci avviciniamo alla data di chiusura degli shop di Wii U e 3DS, un evento che segnerà la fine definitiva del supporto da parte di Nintendo a queste due console, l'emulazione, in particolare su Steam Deck, fa dei passi in avanti da gigante. Quindi, mentre aspettiamo di scoprire se mai Nintendo deciderà di far sopravvivere l'eredità di questi due hardware sulle console più recenti, Steam Deck si configura sempre di più come l'hardware definitivo per l'emulazione, e in particolare la sua natura ibrida permette di avere un vantaggio non da poco sugli emulatori lanciati da PC. Questo perché nel corso dei mesi hacker e modder sono riusciti a raggiungere l'impossibile su Deck, e dopo la piccola conquista del supporto al multischermo per Citra e Cemu, una feature che rende possibile imitare l'impostazione tanto del doppio schermo del 3DS quanto del paddone di Wii U, oggi è stata raggiunta anche l'implementazione del giroscopio Wii U su Deck. Lo avete visto da qualche community post, ma sto sfruttando parecchio la Deck per l'emulazione, e l'idea di avere una soluzione semplice e immediata che permette di approcciare anche i sistemi più ostici da emulare per me è una vera e propria manna dal cielo. E se Nintendo uccide Wii U, beh, la console sopravvive e risorge grazie all'emulazione su Steam Deck. Lo ripeterò fino allo sfinimento: Steam Deck non è una diretta concorrente di Switch, ma colma un vuoto lasciato scoperto da Nintendo senza un reale motivo. Speriamo che la grande N si svegli sui contenuti legacy delle sue console recenti e non, ma intanto bisogna rendersi conto che ci sono apparecchi che consentono di fare l'impensabile, e uno di questi è proprio Steam Deck. Io la adoro. E dopo anni di scandali e controversie torniamo a parlare di Cyberpunk 2077, perché nonostante tutto CD Projekt Red non molla la presa e il supporto al gioco continua, non senza qualche inciampo. E sono sicuro che l'ultima mossa pensata per il GDR farà parecchio discutere. Oggi infatti è stata annunciata la prima espansione di Cyberpunk 2077, intitolata Phantom Liberty, che sarà ambientata in un nuovo distretto di Night City e vedrà il ritorno di Johnny Silverhand. Le aspettative per questo primo DLC sono parecchio alte, ma c'è un grandissimo però. CD Projekt Red ha annunciato la fine del supporto alle console old gen, e la stessa espansione sarà disponibile solo sulle piattaforme più recenti. Le versioni PS4 e Xbox One continueranno a essere aggiornate con bug fix e piccoli accorgimenti, ma non ci saranno nuovi contenuti per i possessori delle vecchie edizioni. Per me si tratta di un bel problema, non solo considerando che gli hardware next gen sono ancora di difficile reperibilità, ma anche perché la pessima condizione in cui è stato lanciato il titolo sulle piattaforme per cui era stato inizialmente sviluppato ha rappresentato il problema più grande di tutto il lancio di Cyberpunk e della sua campagna marketing tutt'altro che cristallina. Questo sembra solo l'ennesimo smacco nei confronti degli early adopter console. Detto questo, Phantom Liberty uscirà nel 2023, non per PlayStation 4, non per Xbox One, ma tra le tante piattaforme ci sarà il supporto a Stadia. Vabbè, voi lo proverete? E chiudiamo con una notizia freschissima, ma di cui devo fare una premessa. Si parla di grandi acquisizioni e accordi economici. Di sicuro nel trattare un argomento del genere dirò qualche sfondone, quindi non prendetevela, perché sono il primo a riconoscere che non ho nessuna competenza per parlare con professionalità di alta finanza e giga acquisti. Comunque, sì, Tencent ha acquistato Ubisoft, più o meno. Proprio l'altro giorno parlavamo delle infiltrazioni dei grandi colossi cinesi all'interno del mercato occidentale, e Tencent ha portato a segno l'ennesimo colpaccio che ormai preparava da anni. Tencent ha infatti investito circa 300 milioni di euro nella Guillemot Brothers Ltd, la compagnia madre di Ubisoft gestita dai fondatori del publisher, che al momento è neanche il maggiore azionista. Così facendo, Tencent ha aumentato la sua quota di azioni all'interno di Ubisoft, ora salita al 10%, firmando però l'obbligo a mantenere questa percentuale invariata per altri 8 anni. Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha confermato che il potere decisionale rimane invariato e Ubisoft continua a essere sotto il diretto controllo della famiglia francese. In questo Tencent non ha acquisito nessun potere speciale. L'accordo ha il solo fine di favorire lo sviluppo di titoli mobile dei franchise di Ubisoft, settore in cui Tencent non arriva,
digitali e anche permettere la pubblicazione dei titoli Ubisoft su PC in Cina. Quindi sul momento a noi consumatori occidentali dovrebbe cambiare ben poco, se non il fatto che vedremo sempre più titoli Ubi su mobile. Il punto è che questo sembra l'ennesimo primo passo verso la cannibalizzazione di un mercato ormai sempre più preda di questi grandi agglomerati. Chissà quanto i risultati di queste acquisizioni gigantesche si faranno sentire nei prossimi 10-20 anni. Chissà, magari sarà un oggetto di discussione nella 22esima stagione del TG Poro. Non mancate! E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando nel frattempo fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Ten, Michele Sent. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tencent, 300 milioni per Ubisoft, 50.000 per la Poro Limited LTD e stiamo a posto. Mi date i soldi? Io da domani parlo di Raid Shadow Legends, Pokémon Unite e pure World of Tanks. Dai, su. 50.000. Se può, se può, se può, se può, se può, se può, se può.